Mi chiamo Annabel, sono sposata, ho due figli di 15 e 16 anni, non volevo più figli perché avevo 40 anni, sono andata da un consultorio della mia città e mi ha consigliato questo dispositivo che mi aveva detto che è un dispositivo innovativo e che non ha ormoni, perciò non mi avrebbe dato problemi e quindi io ho fatto in aprile 2014. In aprile ho fatto l'intervento, ho messo questo dispositivo in un day hospital e alla sera sono andata a casa. Da lì poi è iniziato il mio calvario. Arrivata in Italia nel 2008, come siamo solo io, il marito e i ragazzi, ho detto i figli non più. Sono Daniela, sono mamma di tre figli maschi. Il terzo figlio l'ho avuto all'età di 33 anni. Poi io e il marito abbiamo parlato con il ginecologo. Un metodo per la sicurezza per non aver più figli. Nel dicembre del 2008 ho messo su Esurre e inizia il mio calvario. Cioè, io avevo inizialmente avevo praticamente vertigini, mal di testa, nausea e dolori a sinistra. Questo avevo anche segnalato alle due dottoresse che mi avevano seguito. Però mi avevano detto che non poteva essere ovviamente il dispositivo perché non ha ormoni, quindi non poteva essere collegato. Iniziano i mal di testa, aggiramenti di testa, sbattevo, svenivo. Finché dopo 2 anni di Essurre si presentano altri dolori, le articolazioni, le braccia, le spalle, le ginocchia, i piedi. Per dirvi anche i dolori alle mani, cioè io non riuscivo più ad aprire la bottiglia dell'acqua. Avevo dolori alle gambe, le articolazioni, le caviglie, che io quando mi alzavo dal letto camminavo male. Le mie tube sono state chiuse nel 2012. Invece nel 2015, a luglio di 2015, io sono andata a finire in pronto soccorso con un dolore molto forte alla pancia. Mi hanno tenuto in chirurgia, mi hanno tolto l'appendice. A principio pensavano a quello. E neanche 10 giorni dopo io sono andata a finire in pronto soccorso di nuovo, con lo stesso dolore. E il medico ha detto: "Guarda, io non so cosa fare." Nel 2015 arrivo a fare il primo intervento al ginocchio sinistro per un'osteoporosi al ginocchio, ma dopo pochi mesi riprendo a star male. Un anno dopo del primo intervento mi riopero in sala operatoria. I danni erano molto più gravi della prima volta. Questo era maggio 2016. Non tutto finito lì, dopo pochi mesi sto nuovamente male, ricontatto il dottore, 16 gennaio. In sala operatoria si entra in artroscopia, l'osso non era più osso. E fa: qua tu non avresti camminato ancora per pochi giorni, si sarebbero spezzate. Tu hai bisogno di una protesi. A 43 anni, protesi al ginocchio sinistro. Ho pianto in sala operatoria perché giustamente. Ho fatto la risonanza magnetica, ho fatto la colonoscopia e ho fatto la TAC. Ok? Tutti risultati negativi. Ero andata in crisi, non dormivo più. Era nel novembre 2014. Come era sempre un dolore localizzato, sempre diciamo alla stessa altezza che sarebbe l'utero, io ogni volta che passavo da un medico dicevo la mia storia ginecologica. Tutti loro sapevano che io avevo questo dispositivo. Hanno deciso di portarmi in sala operatoria una seconda volta per vedere se c'era qualcos'altro. Niente, proprio niente. Sono uscita di là con il stupore che il medico mi ha detto: "Vai a Lourdes e prega, perché non so più cosa fare con te." Finché nel marzo di 2017, marzo di 2017, io sono andata a finire in pronto soccorso. La ginecologa mi ha detto: "Guarda, tu non hai niente nell'utero. L'unica cosa che io vedo qua è una bollicina alla fine delle tube, che secondo me non è niente." Io sono tornata a casa quel giorno con quella cosa in testa dicendo: "Perché questa bollicina?" Il giorno dopo vado su internet, cerco e viene fuori, su tante altre cose, problemi con le sure. E da là sono arrivata al gruppo. Scusatemi. Io avevo già creato il gruppo 11 novembre 2014, un gruppo dove
arrivano queste donne che hanno Esciur, hanno messo il dispositivo. Tutte le donne, più o meno, abbiamo gli stessi sintomi. All'estate del 17 vedo su Facebook Annabelle. Annabelle che fa finalmente libera. Ma libera di cosa? Contatto Annabelle, viene a casa dall'ospedale, la vado a trovare e mi ha rispiegato la sua storia. Ma Annabelle, io ho quasi 10 anni che ho Esciur. Cioè, mi stai dicendo una cosa che io non potrei immaginare, tutti i dolori, tutte le medicine, tutte le prese in giro dei medici che mi dicevano che avevo una vita sedentaria perché non avevo voglia di muovermi, invece... Queste donne parlano di cosa hanno, che sintomi hanno. Maggior parte di loro io rispondo vai dal medico che ti ha impiantato. E non è la prima volta che il medico dice: signora, tutto questo è solo nella sua testa. Cosa fa il medico? Dice: vada a fare la visita psichiatra. Quando sono arrivata al gruppo, là sì, ho detto: adesso non sono pazza. Ho deciso di andare dal chirurgo che mi aveva impiantato, giusto per dire: può essere, lei ha espiantato qualcuno, è successo, c'è qualcuna donna che lei l'abbia fatto, che ci sia stessi problemi. Arrivata dal medico, lui mi dice: sì, può essere. E lui mi ha detto che fra 112 donne che aveva impiantato, io sarei la terza a essere espiantata, però che le altre due avevano avuto problemi subito dopo. Io avevo impiantato nel 2012, noi eravamo già nel 2017, quindi lui ha detto che io sarei effettivamente la prima donna dopo tanto tempo a avere problemi. Quando sono andata a fare gli esami di preoperatori, quando lui ha visto la posizione, lui ha visto che non era in sedi, era diverso, il dispositivo aveva migrato, quindi non era nello stesso punto dove era all'inizio. E lui, un po' sotto i baffi, mi ha confessato: io non sono capace di farlo. Mi ha mandato da un altro ospedale dove sono stata spiantata e vi dico, veramente rinata. Ma noi non siamo pazze, non siamo matte. E, con questo gruppo, 92 che hanno detto che hanno dei sintomi, maggior parte simili, maggior parte, 33 hanno rimosso. In queste 33 donne, 30 stanno bene, ma hanno rifatto la vita, ricominciato, rinate. Io sono rinata. Mai più neanche un dolore, veramente neanche una volta. Non posso dire di avere nessun problema dopo aver tolto le sure. Quindi la domanda che me lo faccio, era veramente le sure? Nessuno sa dare una risposta. Però io vi assicuro che dopo tolto Esciur mi sento magnifica. Ho voglia di vivere, ho voglia di fare tutto quello che non facevo prima. Adroconsumo entra in gioco su richiesta di un gruppo di donne coinvolte nella vicenda Esciur, danneggiate, che hanno avuto il corpo e la vita anche, in molti casi rovinata per mesi e anni, e quindi chiedono di essere tutelate nei confronti del produttore, perché questo dispositivo medico che è stato impiantato nel corso degli anni senza un'adeguata sperimentazione, e quindi noi diciamo: il produttore deve assumersi le sue responsabilità, deve risarcire i danni morali, patrimoniali, alla salute. L'assistenza che stiamo dando ai consumatori è gratuita, gli avvocati di Adroconsumo sono in pista come sempre gratuitamente anche in questo caso, e proseguiremo fino in fondo. Qui entra in gioco Adroconsumo.